Bentornati ed eccoci di nuovo qui in diretta a Il Candidato. Come detto, come ridetto, siamo in diretta dalle 18.30 di oggi pomeriggio, sono le 21.47 e qualche ospite mi ha già anche bacchettato perché era in scaletta alle 21.30, alle 21.47 non l'ho ancora fatto entrare. Quindi adesso chiamo due ospiti ad entrare ed è il primo è un candidato a un municipio, al municipio 1, ed è Lorenzo Lapo Sarfatti per il PD. Prego, Sarfatti, buongiorno, Buonasera. buonasera. Buonasera, scusi, ormai sono completamente sfasato con gli orari. Quella è la sua postazione, per fare 30 secondi di presentazione, quella è la sua telecamera, la guardi. Chi è? Perché devo votarla e cosa farebbe Municipio 1? Allora, io sono un architetto, un urbanista. Mi dovrebbero votare perché ci sono delle cose che anche un architetto, cioè che un architetto può analizzare, verificare, controllare, eccetera, eccetera, perché ho fatto parte del confronto su queste tematiche da abbastanza tempo da potermi permettere di dire qualche cosa. E il municipio 1 ha il limite di rischiare di diventare un grosso centro commerciale o di diventare un luogo eccessivamente esclusivo. Quindi, di fronte a questo, il controllo delle trasformazioni deve essere fatto con cautela. E io penso che il fatto di rendere una città vivibile, quindi che questi livelli di grandi eccessivi per il commercio piuttosto che per lo stato sociale, non siano neanche utili per gli investimenti, in quanto una città che mantiene il suo spirito è una città che viene apprezzata nel mondo e che ha la capacità di attirare menti e investitori. La ringrazio, prego, allora prenda posizione. Allora, abbiamo toccato un po' tutti i temi possibili e immaginabili in realtà. Di zona 1 effettivamente è una di quelle realtà che magari alla maggior parte dei cittadini milanesi sembra lontana, perché insomma è l'unica, dicevo prima con un altro candidato della zona 1, dicevo, è l'unica zona che non ha la periferia, ad esempio. Sì, è vero, è l'unica zona che non ha la periferia, comunque ci sono delle case popolari, comunque ci sono delle aree dismesse, per cui è comunque un'area che ha sicuramente dell'attenzione. Partirò subito a un livello molto leggero. Ieri sono stato a un vivaio al quale scade il contratto e quindi l'attenzione anche per queste trasformazioni, per questi Un vivaio in passaggi. zona 1 è una Sì, cosa. il vivaio Riva. Quindi anche l'attenzione per queste trasformazioni è sicuramente un segno di preservare una certa vitalità, una certa differenza, non monofunzionalità del centro, che come appunto dicevo prima è utile dal punto di vista qualitativo sia per la vivibilità sia per diciamo le menti, per l'attività mentale che deve essere sempre al massimo livello. Nelle case popolari che ci sono, ovviamente il discorso è quello di supportare sempre il più possibile con attività culturali e lavorative che siano esse stesse diciamo motore di un aumento della qualità della vita. Io ho fatto introdurre nel programma della zona 1 il termine co-working, in quanto penso che ci siano spazi pubblici che possono essere destinati ad attività di co-working, magari distinte per funzione, e che quindi poi possono favorire l'aggregarsi di mentalità e la nascita di Ho start-up. capito, grazie. Mi fermo un attimo perché abbiamo un altro ospite. Fratelli d'Italia ci manda un altro candidato al comune. Buonasera, benvenuto. Questo è il suo microfono, i suoi 30 secondi per presentarsi. Allora, io sono Roberto Ugonucci, sono per la Fratelli d'Italia nel municipio 9 e mi sono sempre occupato, diciamo, essendo architetto peraltro, anche di questioni legate al territorio e credo che soprattutto nel municipio 9, dove ben si sa c'è la facoltà di design del Politecnico di Milano, è una zona peraltro
abbastanza, voglio dire, compromessa per certi versi, ma anche con tante contraddizioni, per esempio la zona del gasometro che deve essere restituita all'utilità delle persone, dove vi sono progetti anche da parte della popolazione di poterla, di poterla utilizzare come parco, e altri progetti che riguardano anche il Politecnico che viceversa vuole fare una espansione delle proprie attività all'interno di questa zona. Cosa posso dire? In particolare la Bovisa, che è, era un vecchio quartiere che aveva addirittura la dogana a suo tempo, è in qualche modo strozzato, perché arrivare per via automobilistica al quartiere è a questo intoppo della situazione che c'è. Questo crea peraltro magari qualche diffidenza da parte di alcuni a investire, magari anche operazioni, non dico immobiliari, che non... Luci, la ringrazio, le chiedo loro di sedersi, così almeno continuiamo invece la discussione tutti insieme. Anzi, mi accorgo che abbiamo qui tre candidati ai municipi, perché lei è candidata anche al municipio, giusto, al municipio? Proprio il 9. Ah, quindi okay. Io ben presente. Proprio il municipio 9. La domanda... Il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle. Il municipio 9. Vi chiedo... Sì. Vi chiedo proprio questo. Visto che siete tutti e tre candidati ai municipi, fino all'altro ieri le chiamavamo zone, cambia solo il nome oppure cambia davvero qualcosa per i cittadini? Partiamo dal Movimento 5 Stelle. E lo dobbiamo ancora vedere, nel senso, ci saranno tre assessori, quindi saranno date delle competenze più ampie ai municipi, verranno delegate alcune competenze, la cultura, il commercio, e quindi formalmente, ipoteticamente, ci sarà un avvicinamento, diciamo, di quelle che sono le attività istituzionali rispetto ai cittadini. Dico formalmente perché, come in tante altre cose, da quello che è il piano originario a quelle che sono poi le effettive attuazioni, vediamo sempre tante differenze, quindi ancora tutti i regolamenti, le attuazioni, vedremo poi piano piano come funzionerà. Io in particolar modo mi interesso al discorso culturale, faccio teatro, quindi sono contenta che ci sarà la possibilità di agire maggiormente su quello che è lo sviluppo culturale, uh-huh, anche direttamente nelle aree, quindi magari anche dal punto di vista dell'investimento, in quanto ci sarà appunto un budget più congruo da investire, sarà possibile anche andare su piccole realtà da far sviluppare e non magari fare andare tutti i soldi sempre sulle realtà più importanti. Un'altra domanda, velocissima per la risposta. Prego. Avrebbe avuto senso ridisegnarli questi municipi, già che c'era da rifarli, oppure è stato intelligente tenerli così? Guardi, allora, se vuole le do una risposta a livello mio personale, perché su questo come movimento non credo che abbiamo, sì, una risposta specifica. Diciamo che non, io questa divisione in spicchi la vedo un pochino poco, diciamo, pratica, uh-huh, dal punto di vista pragmatico, nel senso che in realtà si tratta di aree che hanno esigenze completamente differenti. Da un certo punto di vista si distribuiscono diciamo, gli oneri e i benefici su ogni zona delle problematiche sociali delle periferie, uh-huh, e anche delle parti un po' più sviluppate. La vecchia Milano aveva 20 zone, infatti era fatta diversamente, esatto, poi è stata... Dall'altro punto di vista magari si disperdono un po' le risorse, le energie e i piani, okay, quindi non so, si poteva anche rivedere, però su va questo bene. È una delle pochissime cose su cui non mi sento di... la sua senza problemi. Di avere una posizione, okay, estremista, bene, diciamo. Safatti, queste zone, allora, questi municipi, sì, poteri, innanzitutto no? Bisogna ringraziare che siamo arrivati a questo punto. Io non ho capito esattamente se questo passaggio è legato al fatto della nascita della città metropolitana. Comunque è un fatto molto importante. È molto importante per tre motivi fondamentalmente. Uno, perché il municipio, essendo più legato al territorio, ha la capacità di gestire meglio le trasformazioni. Ha la capacità di far emergere le sue qualità e ha la capacità nel complesso di distinguersi una zona dall'altra, ossia eliminare anche quel piccolo livello di massificazione che potrebbe avere una pianificazione estesa. Per cui almeno dal punto di vista delle intenzioni è un fatto molto, molto positivo e molto importante.
Ah no, scusi, non l'ho chiesto anche lei, già che c'eravamo, le potevamo ridisegnare? Sì, dunque allora io vorrei riferirmi alla campagna che ha fatto Beppe Sala in questo momento. Beppe Sala ha preso 40 zone e ha fatto in modo che di queste 40 zone venissero segnalate due o tre trasformazioni che sono nel suo programma. Per cui i cittadini hanno scelto che di queste 40 zone avvengano tre trasformazioni. Allora, che io, vabbè, del municipio 1 non dovrei neanche permettermi di dire niente, perché il municipio va bene così, e semmai il discorso è quello di ampliarlo in confronto alle altre zone, che invece sono molto strette e lunghe. Per cui il problema non è quello, il problema è quello di riconoscere dei centri all'interno delle zone e poi da quelli partire per una trasformazione, facendo in modo che i cittadini si riconoscano in quei centri e che quindi abbiano un rapporto con la cittadinanza molto più personale. Ho capito. Ugolucci? Ma dunque, io devo dire che per quanto riguarda la questione, vengo alla seconda domanda che faceva sì. lei. No? Io credo che questo discorso rientri in progress, cioè nel momento in cui si entra nella gestione di questi benedetti municipi, che si vadano a individuare nella gestione effettiva quali sono le compatibilità, quali sono le situazioni che sono omogenee in qualche modo. Ma il problema fondamentale è che questa trasformazione, se deve avvenire territoriale, di limitazioni o no, corrisponda a un vero e proprio decentramento. E questo non credo che sia avvenuto in passato, perché in passato, come si sa, le zone erano dei consigli consultivi, non avevano potere decisionale. Le competenze, che peraltro, bisogna riconoscerlo, sono state poi varate dalla Giunta, no? Dei nuovi municipi, secondo me devono, che vogliono dire poi queste competenze, maggiore vicinanza con la popolazione, trattamento dei problemi del territorio in via diretta, eccetera, eccetera, devono riguardare, a mio parere, alcuni aspetti che sono, a mio parere, fondamentali. Per esempio, a me risulta che nella zona della Bovisa vi sia solo un circolo ACI per la parte di aggregazione sociale. Io credo che le aggregazioni dei giovani siano molto importanti, perché creano una capacità di vicinanza rispetto alle problematiche e la possibilità di tradurre questa vicinanza in termini di proposta. Quindi deve nascere la proposta con i cittadini, la vicinanza con loro deve portare a rivitalizzare questi municipi, a dare maggiore peso all'interno. Addirittura io mi sarei sempre augurato che quando fanno la giunta comunale a Palazzo Marino, qualche volta invece di farla là, la decentrino addirittura nei municipi, le facciano nei singoli municipi. Perché la proposta danno molto peso. Posso usare la parola grillina? Posso dirlo? La proposta molto grillina questa. Strano, ma potrei dire, togliendo tutto il resto, che ci si potrebbe ragionare su. Una bella posso proposta, fare un dire po' anche. Scritto, già che sì? Mi ha dato ora sul. Anche noi abbiamo il discorso della Milano, diciamo, policentrica, quindi le varie municipalità a questo punto, siano come siano, qualsiasi sia la loro forma e disegno, comunque dovrebbero avere una maggiore indipendenza, ma nel senso che siano presenti tutti i servizi in ogni area. In questo modo ci diminuirebbero anche le necessità di spostamento che, anche ritornando al tema della mobilità, anche creano ulteriore traffico. E via dicendo, nella zona che dice il signore della Bovisa, Bovisasca, c'è la famosa 82 che ci mette, guarda, dall'isola lì ci metti 35-40 minuti ad arrivare, in realtà insomma è un paio Mi di posso chilometri permettere, la zona della Bovisa, essendo zona legata al, quindi ricordiamo una cosa, perché anzi, se abbiamo la grafica delle zone io la manderei, così almeno ricordiamo, perché qui parliamo di municipi, ma poi la gente a volte ti incontra per strada e dice: sì, ma io abito in Mio Novara, che zona è? E non municipio lo sanno. 9, ecco, tra l'altro municipio 9, è il più popoloso. Municipio 9, municipio, quindi Bovisa. Bovisa Legnano, scusi Legnano, Afori, Puzzano, Bergamo. Bergamo, Maciachini. Parte dall'isola. Okay, zona è molto ampia. Zona 1, zona 2, è grande come invece, Parma. Fino la Ria C più l'Arco della Pace, diciamo a sud di Chinatown e a sud di Mario Pagano. Ah, ecco, ok, perfetto. E fa 80.000 abitanti, una cosa del genere. 95.000. La zona 9 ne fa invece 100, mi diceva? Sì, 180. Okay, quindi è la più popolosa. Quindi ma ecco, io volevo dire, ecco, scusa, prendiamo un esempio. Bovisa.
Ora, i giovani che vanno all'università vanno per le strade durante il, per, sì. No, quando escono dall'università per mangiare, eccetera. Ma la sera si spopola. Infatti io ho lavorato per anni in zona Bovisa, effettivamente è un proliferare di grandi bar o tavole calde, ma non... dal punto di vista dei servizi ha attivato una serie di iniziative tipo bar, palinoteche, eccetera, però poi rimane deserta. Sì. Allora ci si chiede alla popolazione locale che fa, cioè di quali non può essere, come dire, subentrare dopo che i giovani hanno utilizzato quella benedetta quartiere. Quindi anche qui va fatto un progetto, bisogna tener conto che i cittadini residenti hanno il diritto, anche perché hanno problematiche. I Fratelli d'Italia ha un'idea in merito? Ma guardi, i Fratelli d'Italia non so se abbia una cosa, anche perché... Abbiamo rischiato anche che non ci fosse neanche la lista, ricordiamolo, diciamo quindi insomma... Poi lei considera che io sono indipendente, quindi non sono iscritto fa bene a Fratelli d'Italia. E peraltro ho una mia tendenza a essere piuttosto autonomo nelle cose che dico. Quindi stavo dicendo che la necessità di attivare le situazioni varie che si possono creare devono essere oggetto del municipio. Il municipio si deve attivare sulla raccolta delle esigenze e in base alle esigenze progettare alcuni interventi che non sono attuati. Poi c'è il problema delle periferie, ma questo in generale, insomma. Infatti il problema delle periferie, dicevo, è un problema che vorrei affrontare, vorrei dire semplicemente due cose. Noi abbiamo in una città come Milano, parlo in generale, dei conflitti reali, dei conflitti latenti. I conflitti reali sono quelli che si vedono, no? I conflitti latenti sono quelli che accadono, che sono all'interno di strutture, specie le case popolari, tra persone che sono regolarmente al fitto del comune o dell'area. E altri che invece le hanno occupate abusivamente o per altre ragioni. Ma diciamo, tutti i problemi. Questi sono i problemi appunto di tutte le periferie di Milano. Liberare sì, ho capito, c'è un conflitto latente e va gestito, perché teniamo conto cosa erano le baglio e cosa sono le baglio. Parlando appunto, prima mi diceva c'è il problema, ad esempio, la notte, di questo spopolamento della zona 9, nella fattispecie del quartiere Bovisa, credo sia un problema che insomma zona 1 viva molto, perché ha delle zone che invece si popolano solo la notte e delle zone invece, la faccio proprio esempio, le zone più centrali a volte anche, che invece si spopolano completamente. Qualche proposta in merito? Intanto gli ospiti dietro le quinte scalpitano per entrare, quindi adesso farò, anzi vi dovrò poi a breve salutare per fare posto ai numerosi ospiti che abbiamo qui. Dicevo appunto, è un problema quindi che anche la zona 1 conosce molto bene questo. Sì, sono temi abbastanza differenti, nel senso che essendo la zona diciamo più centrale, i problemi si sentono di meno, soprattutto nei casi in cui c'è il silenzio e lo spopolamento da parte delle persone che invece vanno fuori durante la notte. Il discorso è quello di pensare che, non so, le attività commerciali incominciano ad avere una gestione diversa che monolocalizzate, cioè se io devo dare una concessione a una paninoteca, scusatemi, a un esercizio commerciale alimentare, cioè di dove si mangia, dove ce ne sono altri già 50, in quel caso lì non lo faccio. Per cui fare in modo che anche i problemi legati alla movida in qualche modo tendano a diminuire, perché l'insieme degli esercizi commerciali diventi più diffuso. E invece il problema opposto, cioè quello dello sfollamento invece appunto delle zone, non so, mi viene in mente Piazza Duomo la sera, è una roba desolante. Allora, cioè, il problema è quello diciamo della monofunzionalità delle destinazioni, cioè se parliamo di uffici, fare in modo che degli uffici diventino residenziali dal punto di vista commerciale, se sono privati, è molto difficile. Certo che si può incentivare questa cosa, si può incentivare facendo sì che si abbia la certezza, visto che spesso ci sono anche problemi di morosità, si abbia la certezza di avere pagato l'affitto e quindi magari in cambio di affitti un pochino più controllati, anche se si tratta del centro, si prendono accordi col comune per costituire... Sì, non è un'idea... È fattibile, nel senso, già sviluppata, certo.
mi presta il fianco. Sì, l'ha visto che non mi tenevo nella sedia perché. Allora, avevo appena detto che bisogna evitare di dare troppe licenze, diciamo, tutte nella stessa zona. E il signore del PD l'ha scelto lui, allora mi domando perché la giunta precedente, invece, ad esempio, tutti quelli che non sono in Buvisasca la sera si spopola e vengono tutti all'isola. Adesso questo lo so perfettamente perché ci sono più ristoranti che abitanti. Allora c'è un po' di contraddizione in quello che ha detto, si può anche decidere di avere delle aree Penso che ci sia stata una grande riqualificazione del quartiere Isola. Sì, ma beh, sinceramente ci vivo, non mi dispiace, c'è il problema, diciamo, del rumore, di storicamente più o meno dedicati a certe... Però diciamo, finora quindi non hanno fatto quello che ora il signore sta dicendo, quindi io noto una contraddizione. No, c'è uno secondo punto, la lascio rispondere, dopo, dico anche il secondo così vi libero dalla mia voce. Sul fatto della riscossione dei tributi, a me risulta che tanti tributi, tante imposte non sono state riscosse proprio a carico di tantissimi ristoranti nelle zone centrali della città, e quindi noi ci domandiamo come mai per certe fasce di popolazione ci sono certi privilegi e vantaggi, mentre per il cittadino di altre tipologie, diciamo, invece... che si torna sempre a parlare di trasparenza e legalità. Sempre lì, che insomma è un vostro tema importante, ma evidentemente quindi interessante anche per i cittadini di Milano. Safati vuole rispondere per quello che le è possibile, non so se sa tutto quello che l'ha chiesto. Diciamo che il discorso è che comunque la Bovisa è stata riqualificata completamente, c'è un bellissimo marciapiede in pietra. L'isola forse diceva l'isola. Okay. E quindi questo è l'esempio di come appunto si possa riqualificare un quartiere. Okay. Cioè, meglio di così, come si fa a dirlo? L'isola non era mica così. Allora, addirittura il progetto di Gaia Aulenti... Devo dire che avete avuto dei grossi problemi anche con parte dei vostri schieramenti e parte del centro-sinistra nel rimettere mano all'isola, quando comunque sono stati fatti degli interventi anche dove, insomma, parti storiche della controcultura milanese è stata toccata. E i parcheggi toccata. Dove li ha messi? Per tutta la gente che viene lì. Nella vostra città non ci sarebbero le macchine, quindi va bene. La vostra città non ci sarebbero le macchine, quindi ma vi hanno fatto futuro, un favore. Però questa in è un'azione principio. Che hanno fatto loro. Bisogna pensare anche alle conseguenze. Di poter rispondere liberamente, cioè io non l'ho mai interrotta, non so che modi voi abbiate per relazionarvi. Prego, finisca. Sì, dicevo che appunto è un esempio di come un quartiere possa essere riqualificato e possa diventare attrattivo. Si può sempre fare meglio. Una proposta che io farei, e che è molto difficile, è quella di pensare a una spesa che corrisponda a una percentuale della spesa che viene fatta al centro per le zone limitrofe, in modo da poter pian pianino effettivamente creare una riqualificazione fatta dai municipi. Okay. sulle varie zone. E poi mi sembrerà evidente che dalla Bovisasca non andranno più in isola, che è diventata molto importante anche grazie alla piazza Gaia Aulenti, che quindi ha creato un passaggio sopraelevato, pedonale, cioè un grandissimo lavoro urbanistico che arriva direttamente. Chiaro. Per cui c'è la continuità pedonale che va a prendere, c'è una continuità di flusso che è un modo molto intelligente di lavorare. Perfetto, allora Ugo Nucci, poi Giannotti no, e poi dobbiamo chiudere. Io volevo dire questo, cioè io sento in questo momento in cui c'è questa propaganda elettorale che impazza, sì. No, parlare di periferie, di degrado e di quant'altro. Ora, è vero, in effetti c'è stato a Milano, con la giunta Fisapia, una grande attenzione a tutti i problemi legati, diciamo, al centro, chiamiamolo tecnicamente centro. Ma la periferia non è stata toccata. C'è stato questo discorso legato a Piano, che si è occupato del Lorenteggio e ha inventato l'architetto Condotto, con una innovazione terminologica quasi, no? Abbastanza curiosa, tende a fare una specie di ricucitura delle parti di Lorenteggio. Francamente mi sembra una cosettina un po', come dire, letteraria, non legata proprio alle necessità di... Ora, mi pare che, e poi ecco, c'è un altro aspetto, l'intervento fisico sulla città deve essere coordinato con un risanamento sociale all'interno della città. Cioè bisogna evitare quello che di cui parlavo prima. I conflitti non nascono perché la gente impazzisce la mattina, perché esistono delle vere ragioni
che determinano questi conflitti. Ma quelli che sono più preoccupanti sono quelli che non si manifestano ancora, perché fortunatamente Milano è una città molto civile, è molto anche, voglio dire, paziente, ma potrebbero in qualche modo poi esplodere. E noi dobbiamo fare in modo, attraverso la gestione, la politica e un'attenta valutazione dei problemi, di intervenire adeguatamente. Questo è sostanzialmente quello. Va bene. Io la ringrazio, la farei parlare più ore perché è veramente interessante quello che dice, ma adesso poi dobbiamo lasciare spazio ad altri ospiti, quindi io la ringrazio. Grazie per essere qua con Luci, le chiedo solo un attimo ancora rimanere, se fate anche lei, la ringrazio, le chiedo solo un attimo di rimanere. Chiusura per i Movimento 5 Stelle, che vedevo che scapitava anche questa volta, quindi io... Scusi, perché avrei da dire anche su Gaia Oletti, ma lasciamo magari... No, ma guardi, abbiamo un'altra trasmissione che si chiama Good Night Milano, in cui facciamo delle interviste di 8 minuti direttamente con un candidato. È invitata alla prossima puntata, quindi va bene. Grazie, purtroppo danno innumerevoli spunti. Infatti, no, ma va bene. E, niente, allora io ricordo che il programma del Movimento 5 Stelle è onestà, trasparenza, partecipazione, mobilità, aree verdi. Non ho nient'altro da dire, scegliete chi volete, ricordatevi però che dovete anche partecipare, mettervi in prima persona, bene, contribuire. Chiunque di noi arriverà in consiglio avrà bisogno di un grande supporto di tutta la cittadinanza, sarà uno scambio continuo. Grazie. Va bene, allora io ringrazio i miei ospiti, davvero, mi scuso per i ritardi e mi scuso per le... Avremo modo poi di parlare anche le prossime volte. E ci fermiamo quindi per un piccolo break. Tra 3 minuti torniamo con nuovi ospiti che sono già in attesa dietro le quinte. Grazie mille, a fra poco.